tutti! Oggi parliamo di uno dei grandi maestri del cinema, cioè Stanley Kubrick, e in particolare di un suo film che è Il Dottor Stranamore. Al di là del fatto che Kubrick è uno dei miei registi preferiti, ho avuto modo di interessarmi in particolare a questo film per dei motivi legati alla mia tesi di laurea. Io nella specialistica ho fatto una tesi di laurea in cinema che si concentrava sulla rappresentazione satirica del presidente degli Stati Uniti nella storia del cinema. Quindi Il Dottor Stranamore era ovviamente uno dei tantissimi film che ho preso in esame per fare questa tesi di laurea. Si è trattato veramente di un lavoro infinito a livello di vedere film, perché sono moltissimi i film in cui il presidente degli Stati Uniti viene rappresentato con un occhio satirico, che era appunto l'oggetto della mia tesi. Quindi, aperta e chiusa parentesi, se l'argomento vi incuriosisce, cioè la rappresentazione satirica del presidente, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, perché posso dirvi di tutto sull'argomento, avendo studiato per fare la tesi. Appunto, posso veramente parlarvi di tipo qualsiasi film sia stato fatto su questo argomento, quindi prego, avanti. Comunque, Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick esce nel 1964, lo stesso anno di un altro film su un argomento molto simile che si chiama A Prova di Errore. Di A Prova di Errore verrà fatto anche un remake nel 2000 proprio, mi pare, con George Clooney. Entrambi i film sono tratti da due romanzi. Nel caso di A Prova di Errore, il romanzo si chiama proprio A Prova di Errore, nel caso del Dottor Stranamore si chiama Allarme Rosso, Red Alert, era il romanzo originale. Gli argomenti trattati in questi due romanzi e necessariamente quindi anche in questi due film erano così vicini che quando i romanzi uscirono i due autori si intentarono rispettivamente una causa, e anche al momento di far uscire i film tratti dai loro romanzi Stanley Kubrick fece in modo che il suo Il Dottor Stranamore uscisse prima di A Prova di Errore, appunto per evitare di pestarsi i piedi a vicenda. Perché sono così vicini questi due film? Perché trattano fondamentalmente dello stesso argomento, anche se con due tagli e con risultati estremamente diversi. In A Prova di Errore c'è un errore meccanico che innesca la guerra fredda. In Il Dottor Stranamore l'errore, o meglio la volontaria azione folle, è umana, e quindi è un errore completamente umano di un generale che impazzisce, decide che i comunisti stanno contaminando il mondo con i loro fluidi ed è il momento di far scoppiare la guerra fredda. Comunque il tema è l'implosione della guerra fredda per colpa di un errore che è molto molto difficile, se non impossibile, annullare. In A Prova di Errore questo porterà alla distruzione della città di New York, perché le testate nucleari sono partite per Mosca per un errore meccanico e il presidente degli Stati Uniti si troverà a negoziare con la controparte russa, appunto barattando la distruzione di Mosca fondamentalmente con la distruzione di New York per evitare la guerra atomica, e questo è un po' quello che succede nel film. Mentre in Il Dottor Stranamore vediamo allo stesso modo una negoziazione tra il presidente degli Stati Uniti e Dmitri, la controparte russa, che porterà a esiti diversi ma comunque non meno drammatici, perché l'offensiva non voluta dal governo americano porterà all'innesco del fantomatico ordigno fine del mondo. Tornando al Dottor Stranamore, film che vi consiglio veramente in ogni modo possibile e immaginabile, è uno dei miei film preferiti, lo adoro alla follia. Il re di questo film è Peter Sellers, che interpreta non uno, non due, ma ben tre ruoli. Interpreta il Dottor Stranamore stesso, che dà il nome al film, e che è uno scienziato nazista assorbito dal governo americano, come è capitato effettivamente nella storia, del presidente degli Stati Uniti totalmente inerme davanti alla catastrofe, che si vede dialogare con l'altro fantoccio in Russia semi ubriaco, insomma ne escono piuttosto male, e di un generale inglese che scoprirà il codice segreto per richiamare all'ordine i cacciapartiti alla volta appunto del bombardamento nei confronti della Russia, ma che appunto non sarà sufficiente a evitare l'attacco, perché uno dei caccia riuscirà a eludere il bombardamento da parte dei russi. Il Dottor Stranamore da un lato è un film che fa morire dal ridere, dall'altro è un film permeato da una visione estremamente negativa dell'essere umano. Oltre al militare pazzo che dà l'ordine
di partenza, di questo attacco missilistico che porterà poi fondamentalmente alla distruzione del pianeta in un qualche modo. Vediamo anche dei generali guerrafondai che incitano il presidente, che gli fanno capire che 20 milioni di morti non sono niente rispetto a quelli che si potrebbero avere ai 50.000, ai 150.000, e che insomma, già che si è attaccato, è il caso di continuare ad attaccare. Allo stesso modo abbiamo una spia russa che davanti alla prospettiva della distruzione del mondo pensa ancora a fotografare dei documenti top secret del governo americano. Abbiamo sempre il generale americano che davanti alla prospettiva di pochi superstiti nel mondo che vivono reclusi in delle grotte pensa comunque ad avere in futuro un arsenale bellico migliore rispetto a quello dei russi, parlando di poche centinaia di superstiti, insomma. Quindi una visione assolutamente tragica dell'essere umano e di ciò a cui l'essere umano è destinato in un modo o nell'altro. Sicuramente in futuro parlerò ancora di altri film di Stanley Kubrick perché è un regista che adoro e sti cazzi, direte voi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo film, se lo avete visto, come molti di voi, insomma, immagino che molti di voi lo avranno visto e se non lo avete ancora visto vi consiglio veramente di andarvelo a recuperare. Noi invece ci vediamo domani con un altro video.